Ciao ragazzi e benvenuti a questo mio primo corso di aeronautica, il primo di una serie di corsi che andrà ad arricchire i contenuti del mio canale, che diventerà quindi un canale molto più simile a ciò che sono io. Questo primo corso riguarda l'aerodinamica del velivolo e percorre sostanzialmente i contenuti che io insegno normalmente nella mia attività di docenza. Andremo a capire più nel dettaglio possibile il perché un aereo vola. Tralasceremo però tutta la parte matematica che magari non è alla portata di tutti quanti. Se però qualcuno di voi vuole approfondire ulteriormente i contenuti di questo corso, lo potrà fare andando in descrizione dove c'è il link al mio corso di aerodinamica su Udemy, comprendente anche tutti i contenuti matematici, che vanno ad approfondire e a far capire meglio proprio, l'argomento. Quindi io direi che possiamo cominciare e cominciamo parlando di cosa? Parlando dell'aereo. Voi tutti avete visto volare nel cielo gli aerei. E che cosa hanno gli aerei che le automobili, ad esempio, non hanno? Hanno l'ala, fondamentalmente. Le ali sono quel componente dell'aereo fondamentale che vanno a generare quella che si chiama forza aerodinamica, che permette all'aereo di sostentarsi in aria. Ed è proprio attorno alla forza aerodinamica che si sviluppa questo corso. Andremo a cercare di capire più nel dettaglio possibile come questa forza aerodinamica si sviluppa. Torniamo sulle ali degli aerei. Noi vediamo gli aerei la domenica volare nel cielo e questi aerei hanno di solito un'ala che ha una forma indicativamente rettangolare ed è proprio sull'ala rettangolare che noi andremo un po' a concentrarci e a fare tutta la nostra trattazione teorica. Però ci sono tanti tipi di ali, vediamo tanti tipi di velivoli diversi, ad esempio un caccia militare ha le ali a freccia o a delta, anche un aereo di linea ha delle ali tendenzialmente a freccia. Non sono le ali che andremo ad analizzare noi in questo corso. Poi un'ala può essere un'ala alta, come ad esempio quella di un Cessna con due tiranti che si chiamano aste controventate, può essere un'ala bassa e anche queste soluzioni tecniche hanno delle motivazioni, ma tutte le ali in generale hanno una caratteristica che è quella di generare una forza aerodinamica. Che cos'è una forza aerodinamica? Una forza aerodinamica è una forza di interazione tra il fluido e l'oggetto che si sta muovendo all'interno del fluido. Questa forza aerodinamica in generale, diciamo, la possiamo distinguere in diverse componenti. Di solito diciamo che noi prendiamo un oggetto e in questo oggetto noi andiamo a determinare un sistema cartesiano fatto di tre assi x, y e z. La forza aerodinamica che si sviluppa su un oggetto che si muove in aria ha una direzione qualsiasi nello spazio tridimensionale e quindi questa forza aerodinamica può essere scomposta in tre direzioni e andiamo a chiamare queste tre componenti della forza aerodinamica in questo modo. Portanza, che sarà diciamo la componente più importante perché è quella che sostiene il velivolo. Poi ci sarà la resistenza, che è l'unica che è sempre presente. La resistenza non può essere eliminata e poi ci sarà una terza forza che si chiama devianza che noi in questo breve corso di aerodinamica non andremo a prendere in considerazione. La prenderemo in considerazione invece quando tratteremo il corso di meccanica del volo. La devianza sostanzialmente è quella forza che permette all'aereo di virare, ok? Voi sapete che un aereo può fare diversi movimenti, può andare in volo rettilineo, può salire, può scendere, può virare, può fare varie manovre.
Questo grazie a queste tre forze, o meglio, grazie alla portanza, che è quella che sostiene, la devianza è quello che gli permette di virare a destra e a sinistra, e la resistenza, come vi ho detto, purtroppo è sempre presente. Mentre un oggetto qualsiasi, come può essere un sasso che abbiamo lanciato in atmosfera, genera una forza aerodinamica generica che non ha nessuna utilità, l'ala è quel componente dell'aereo che invece riesce a sfruttare la forza aerodinamica in modo utile, generando appunto una portanza sostentatrice a spese purtroppo di una resistenza che non possiamo eliminare. Resistenza che è dovuta, diciamo, soprattutto alla viscosità dell'aria, ma poi andremo a parlare più avanti delle caratteristiche dell'aria. La nostra ala invece ha delle sue caratteristiche geometriche. Se noi guardiamo un aeroplano con un'ala rettangolare, notiamo che ha un'apertura alare, è un rettangolo che ha un lato più lungo e un lato più corto. Il lato lungo si chiama apertura alare, la distanza tra un'estremità e l'altra estremità dell'ala. L'altro lato invece si chiama corda alare. E quindi, conoscendo l'apertura alare e la corda alare, possiamo andare a calcolare la superficie alare, che è l'area del rettangolo della pianta alare. Quindi, corda per apertura alare sarà la superficie alare. E perché è importante la superficie alare? Perché la superficie alare, dalla superficie alare dipende la forza aerodinamica. La forza aerodinamica è tanto più grande quanto più grande è la superficie dell'ala. Raddoppia la superficie alare e raddoppia anche la forza aerodinamica. Un'altra caratteristica dell'ala è chiamata allungamento. L'allungamento praticamente in un'ala rettangolare è il rapporto tra l'apertura alare e la corda alare. Cosa significa? Noi possiamo avere ad esempio un'ala di 10 metri quadrati, ma un'ala di 10 metri quadrati può essere data da un'apertura alare di 10 metri per una corda di 1 metro, 10 per 1 fa 10 metri quadrati, ma potrebbe essere anche un'apertura alare di 5 metri e una corda di 2, 5 per 2 fa sempre 10 metri quadrati, quindi abbiamo due ali che hanno la stessa superficie di 10 metri quadrati, ma con delle dimensioni differenti. Quindi noi teniamo appunto in considerazione questo parametro che si chiama allungamento, che è dato dall'apertura alare fratto la corda per quanto riguarda le ali rettangolari. Quindi nel caso della prima ala 10 fratto 1 avrà un allungamento di 10, nel caso della seconda ala 5 fratto 2 avrà un allungamento di 2,5. Questo è molto importante, come andremo a vedere più avanti quando parleremo della resistenza indotta. Ci sono velivoli che hanno allungamenti molto grandi, come gli alianti, per esempio, che hanno un'ala molto lunga e molto stretta. Un aliante, se non lo sapete, sono quei velivoli senza motore che vengono trascinati in volo e poi vengono lasciati. Oppure ci sono invece aerei come gli aerei che vediamo la domenica pomeriggio a volare nel cielo, che hanno un'ala più corta, quindi un allungamento più piccolo. E andremo appunto a vedere poi successivamente qual è l'influenza dell'allungamento sulla forza aerodinamica, in particolare sulla resistenza aerodinamica.